Sicuramente sì, diciamo che è un gioco di nervi di cui devi essere pronto subito. Colgo l'occasione per ringraziare il mister e la società che oggi mi hanno dato la fascia di capitano, non è poco, e quindi vuol dire che hanno veramente un occhio di riguardo nei miei confronti e un'istima nei miei confronti. Senti, l'avete sbloccata subito al quarto minuto con il tuo penalty, però nel primo tempo è stata una gara molto tattica, poi il Fossombrone, che ripetiamo non era mai stato sconfitto in questo campionato, se non vale anche quel 2-0 casalingo contro il Fano, poi ribaltato nel 3-0 a tavolino in favore proprio del Fossombrone, però sta di fatto che è una grande difesa anche quella del Fossombrone. Nel loro momento migliore, Salvatore, ci ha pensato lui, proprio il Salvatore in quel caso, e poi Masavud. Ma una squadra di valore, sono secondi in classifica, non dimentichiamo che erano secondi in classifica, e quindi massimo rispetto a questa squadra, e noi sicuramente la cosa che abbiamo sicuramente è la mentalità, e non molliamo, siamo lì, abbiamo personalità, sappiamo soffrire perché non è semplice, e quindi abbiamo saputo soffrire perché, come sottolineato, nel secondo tempo loro si stavano veramente dominando, a dire la verità. Però siamo stati lì con la testa e l'abbiamo ribaldato con Salvatore, che ha salvato la partita, e poi dopo con Massaur, che ha fatto un gran gol, complimenti a lui. Senti, Ahmed, tu sei un attaccante, però il Chieti ha sempre un po' di difficoltà, soprattutto nei primi tempi, a sviluppare il proprio gioco. Come mai? Te lo sei chiesto perché? Ma è una squadra nuova, non dimentichiamo, io sono qui da un mese, per dire, non è facile trovare gli automatismi. In questi casi è importante fare il risultato e lavorare sui concetti di gioco. Abbiamo tempo, abbiamo tutti i presupposti per migliorare, stiamo facendo risultati, e figurati se andremo a fare il gioco, saremo ancora più forti. Un'ultima cosa, subito dopo il tuo gol, il calcio di rigore realizzato, siete andati tutti, ma davvero tutti i calciatori, verso la panchina in un grandissimo abbraccio corale. Ma credo che queste sono le cose più belle del mondo del calcio. Non c'è soltanto la parte, diciamo, del campo, perché i rapporti si costruiscono anche fuori dal campo, e abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, di stare vicino al mister. Questa settimana abbiamo fatto dei colloqui interni tra di noi, e questo dimostra la forza del gruppo.